Benvenuti! Questo terribile inizio vi è stato offerto da terribili titoli di testa e dove trovarli. Esatto, che probabilmente finirà come estratto di Massa di Serio prima o poi, chi lo sa. Chi lo sa. Ma perché abbiamo fatto questa terribile introduzione? No, no, non perché sta uscendo nelle sale, anzi, sì, lo vedremo fra... Il 25... di novembre del 2018? No! Del 2019? Sì. Perché uscirà l'anniversaire Bond 25. Se confermano la data, poi cambierà. Poi cambierà. Esatto. Ma... E proprio come lui, noi siamo degli agenti segreti, ci siamo infiltrati nel mondo del cinema e abbiamo raccolto i cliché inerenti il genere. E allora iniziamo subito! Se avete delle cicatrici sulla faccia, se avete dei tagli, un occhio di vetro, se siete Paolo Brosio, assolutamente, soprattutto se siete Paolo Brosio, avete tutte le carte in regola per diventare dei cattivi di James Bond con il certificato. Perché? Perché solo da oggi, ma a partire da domani, sì, tutte le persone sfigurate sicuramente saranno un cattivo nelle pellicole di James Bond. Why are we here? Did you miss me? No. È inutile che vi guardiate attorno alla ricerca di una donna. Cessa non è possibile, perché nelle pellicole di James Bond c'è sempre una bella topa per Bond. E sì, quella topa è proprio bella, la puoi accarezzare. Sì, anche. Sì, una nutria praticamente, la puoi accarezzare, sì, tenere così. E infatti la prima scena vedeva il cattivo accarezzare una pantegana. A Cagliari poi... si dice una merdona. Sì, se per caso voi avete visto delle merdone nelle pellicole di James Bond e anche in generale, scrivetecelo qui sotto. Such is life. Mentre la nostra casella postale ci avvisano che sta esplodendo per tutte queste richieste di voglio diventare, sì, il cattivo di James Bond o un occhio deturpato eccetera eccetera, non vogliamo raccogliere invece le candidature per essere delle Bond girl. Perché? Sì, cioè nel senso, se le volete mandare per essere delle Bond girl, fatelo, anzi dovete. Vi consigliamo caldamente di farlo, però in alternativa non fatelo se volete essere Bond girl, perché probabilmente schiattate. Ma non solo, oltre il danno alla beffa, James Bond se ne trova un'altra nell'arco di un istante. Quindi no, non fatelo, ma per noi, per fatelo, noi fatelo, ma non fa per lui, no, no, per lui no, per sì. One of my friend sisters went out. She's just dead. Si sa, il cattivo è sempre accompagnato da un braccio destro e il braccio destro è sempre più cattivo del cattivo. Questo è un dato di fatto. Quello che non tutti sanno però è una cosa singolare. Sì, che il braccio sinistro del cattivo è invece più buono. Quindi mentre il braccio destro gli dà uno schiaffo, il braccio sinistro... No, era bravo, era quello bravo, l'avevamo provato un sacco di volte. Ti ho fregato. Siamo qui, noi con voi, voi siete lì che guardate questa puntata e noi siamo qui a dirvi che il prossimo cliché vi farà aspettare tanto quanto basta per andarvene e vedervi una puntata di Violetta. Questo era un esempio di logorrea, non da confondere con la gonorrea. Allora, se non avete capito, il cattivo è sempre abbastanza logorroico. Ti dà l'occasione di scappare, ecco, questo succede. Non mi lecchi le dita, per favore. Questo è oro, signor Bond. Per tutta la vita ne ho amato pazzamente il colore, la lucentezza, la divina pesantezza. Mi lancio in qualsiasi impresa che possa alimentare la mia riserva. Devo rivelarti una cosa. Che cosa? Io ieri ti ho detto che ero a letto con Violetta. È vero. E invece no, ero a letto con Tico. Lurido menzognere, doppio giochista, proprio come il doppio gioco si insita nelle nostre vite, così anche si insita nei film di Gigi. Ah!
Insomma, prima che vi soggiunga un tradimento e vi rovini la giornata impedendovi di commentare sotto questo video, fatelo di fretta e furia. Sì, sì, scriveteci qui sotto se avete dei consigli per le prossime puntate di Buongiornissimo Cliché o se ci siamo dimenticati per caso qualche cliché del buon caro vecchio 007. Perché possiamo dimenticarcene, sapete, abbiamo una certa ormai, ci passano gli anni, ma quello che resta è il volere di stare qua e soprattutto di essere logorroici. E a questo proposito vi volevo dire proprio che dovete anche andare nel canale di sotto e cliccare sul tasto iscriviti, ti iscrivi al canale e poi dopo che ti iscrivi al canale ti iscrivi, vai su Facebook, ti dice www.facebook.com, cerchi Skinui, che ti iscrivi, metti mi piace, poi la pagina di Naked Panda, anche perché voi non mettete, e ti metti il like a Naked Panda, vai anche sul canale YouTube Naked Panda, metti il like a Naked Panda e poi la devi scaricare soprattutto l'app di Skinui, l'app.